Bene, buonasera cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, un saluto da Emanuele. Questa sera nel tempo della Regina della Pace sono tornato un attimino dai vari viaggi che ho effettuato in giro per l'Italia con l'avvocato, con il generale, no? Gianfranco Amato, e stiamo vedendo come sta crescendo il popolo della famiglia in tutta Italia. Man mano che si vanno a vedere le varie situazioni, si vede come attecchisce come la vigna. Allora, visto che siamo nel tempo della Regina della Pace, immediatamente ci mettiamo in comunione con lo Spirito Santo e con Maria Regina della Pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Ecco, è un po' che non sono presente in video sul Popolo della Famiglia TV, perché come sapete quasi tutti gli amici del Popolo della Famiglia, andando in giro tutti i giorni ormai con il generale, si esegue un tempo molto molto ristretto, cioè si corre, si prepara il convegno e poi l'avvocato Gianfranco Amato fa la sua conferenza, sempre piena di tanta persone, tanta gente che ascolta, che vive questa esperienza, e sembra che veramente non ha mai sentito parlare di queste cose. Sto vedendo proprio testimonianza diretta che quando riempiamo le sale, per grazia di Dio, 200-300 persone, 400 persone, molta gente non sa assolutamente nulla di cosa cosa l'avvocato presenta. E allora questo che allarme ci indica? Ci indica un allarme che noi dobbiamo essere quei propulsori, quelli che portano il messaggio innanzitutto del Popolo della Famiglia e il messaggio di cosa sta avvenendo in Italia in questo momento storico. Sappiamo benissimo che chi si sta mettendo in gioco, chi sta mettendo la faccia, chi ci sta mettendo la passione, chi ci sta mettendo anche la vita, correndo urlando dai tetti, come giustamente ci viene chiesto, urlatelo dai tetti, si parla del Vangelo. Noi dobbiamo essere portatori della parola di Dio senza essere esaltati, senza essere, ma semplicemente testimoni del Vangelo. Nella testimonianza del Vangelo sicuramente la difesa della vita nascente fino alla morte naturale, questo è un comandamento che il Signore ci dà, una forza, no? Non se fate qualcosa al più piccolo di questi miei figli, sarebbe meglio per voi che vi mettessero una macina al collo e vi buttassero nel più profondo del mare. E allora sappiamo benissimo noi che la vita è sacra, non bisogna dare scandalo ai piccoli, ma come dice il nostro grande amico Giuseppe Povia, che ormai è una coppia consolidata, una coppia che sta veramente portando in giro, bisogna salvare l'innocenza, e l'innocenza la possono salvare solamente degli adulti, delle persone che hanno la consapevolezza di quello che sta avvenendo in Italia e nel mondo intero, e mettersi in gioco, mettersi in battaglia, per cui essere portatori di questo messaggio, far conoscere a più famiglie, a più persone possibili in tutto il territorio nazionale di quello che sta avvenendo, per cui di cosa si occupa il nostro governo da anni ormai. Abbiamo visto benissimo, il nostro presidente Mario Adinolfi ci spiega benissimo ogni mattina con la sua trasmissione della lettura del Vangelo e la rassegna stampa di cosa avviene. Stamattina ad esempio ha parlato di quella notizia che è uscita su pagina numero 26 della Repubblica, che c'erano pronte delle veglie contro l'omofobia.
Poi invece si è rivelata probabilmente una fake news, no? E allora giustamente dobbiamo dirgli alla Presidente Boldrini di combattere le fake news sulla Repubblica, più che sulla rete, perché sulla rete se una persona è un po' intelligente riesce a fare un discernimento anche sotto la fede e con la preghiera, perché sappiamo benissimo che chi prega ha una forza in più nel discernimento, nel capire se è una bufala o se è realtà. Tanta gente purtroppo ingoia tutto e vive in una dimensione completamente diversa. Stiamo vedendo in giro che le menti sono piallate da questo sistema del pensiero unico e che ci sta portando verso un'unica direzione, per cui, come lo dice già il nostro caro Santo Padre Papa Francesco, l'ideologia di in questo momento di dittatura ideologica, praticamente il pensiero unico che i poteri forti vogliono spingere, che i poteri forti vogliono tenere questo popolo addormentato per poter far passare quello che sta passando. Ma io sono sicuro di questo che vi dico, che Maria Regina della Pace, che assieme a noi ormai da 36 anni, fra un mese, il 25 giugno, farà 36 anni, che 36 anni che è in mezzo a noi, e ci è venuta ad aiutare, ci è venuta a chiamare apostoli di questi tempi. Se guardiamo e leggiamo il libro di San Luigi Grignan del Montfort, il Trattato alla vera devozione mariana, ci spiega bene anche come questo grande profeta di questi ultimi tempi, per cui il 1840, San Luigi di Grignan del Montfort, diceva che saremo chiamati gli apostoli degli ultimi tempi. Allora, adesso, prima ancora di andare avanti, voglio leggervi subito un messaggio di Maria Regina della Pace e poi salutare un po' di amici che si sono messi in diretta. Allora, ve ne leggo subito tre piccolini ma molto significativi, perché è l'inizio dei tempi delle apparizioni, siamo nell'82, per cui nel messaggio del 2 marzo del 1982 la Gospa, la Madonna, dice: quando soffrite per una causa giusta, le benedizioni divine saranno per voi sempre più abbondanti. E già qua ci dà un piccolo segno di quanto noi stiamo soffrendo per questa causa giusta. Ma non sono gli attacchi dagli amici, dei nemici, è vedere come un popolo, italiano, parliamo di casa nostra, è stato addormentato veramente in un sistema studiato ad hoc dal sistema, dalle lobby, dai grandi mondialisti, da quelli che devono gestire il mondo. Ma Maria qua ci dice: quando soffrite per una causa giusta, per cui noi quando vediamo questa incoscienza, questa inconsapevolezza, rimaniamo turbati, ma come fai a non vedere, come fai a non capire? E questa sofferenza, però, la mamma ci dice che arriveranno delle benedizioni divine e saranno per noi sempre più abbondanti, e noi lo vediamo camminando, perché man mano che, grazie a Dio, io parlo dell'avvocato Gianfranco Amato nei suoi convegni, ma nella stessa maniera nelle conferenze del nostro presidente Mario Adinolfi o dei nostri vari dirigenti in giro per l'Italia, Mirko De Carli, mia moglie Angela, io e tanti altri dirigenti che si muovono sul territorio nazionale senza risparmiarsi. E vediamo un attimino un secondo messaggio, che cosa ci dice la mamma. Nel 17 aprile del 1982 ci dice: queste mie apparizioni qui a Medjugorje sono le ultime per l'umanità, affrettatevi a convertirvi. Allora, adesso noi guardando, analizzando la storia e vedendo i tempi che viviamo, nessuno sa quando arriverà il figlio dell'uomo, neanche Gesù, ma lo sa il Padre, per cui non è una dicitura di catastrofe o cosa, perché magari
le apparizioni della mamma qui a Medjugorje non apparirà magari 38 anni, magari apparirà 300 anni, noi come sappiamo i tempi, ma i tempi in questo momento sono molto caldi, stiamo vedendo l'attacco più grosso, l'attacco più forte è sulle famiglie e sulla Chiesa e sugli apostoli, su chi urla la verità, su chi si mette a difesa della vita, su chi si mette a difesa della famiglia, come ha detto giustamente il Cardinal Cafarra, l'arcivescovo, che l'attacco, Suor Lucia di Fatima, che l'attacco finale sarebbe stato sferrato alle famiglie e chi difenderà le famiglie verrà perseguitato. Noi vediamo questa persecuzione, ma come ha detto prima, quando soffrite per una causa giusta, le benedizioni divine saranno per voi sempre più abbondanti. Non è che queste benedizioni divine ci faranno vivere felici nella gioia del mondo, perché noi, se abbiamo preso la fede sul serio e come dice sempre il nostro caro avvocato, il nostro generale, al 100% si passa in una dimensione che non è più terrena, ma questo lo sperimenta chi è che riesce a fare questo passo, per cui sicuramente i sacerdoti che prendono con serietà il loro ministero, abnegandosi al mondo, alla vita, a tutto quanto, loro raggiungono un livello di spiritualità, un livello che è difficile farlo capire a chi ha una fede normale, più tiepida, ma non è per dire la tiepidezza, perché l'abbandono al 100% non è semplice e non è neanche che si può imparare sui libri di scuola, è un dono come il dono della fede, come il dono del sacramento del matrimonio, per cui tutto è dono. Quando si prega e si chiede: Signore, fa che io posso essere tuo al 100% nelle varie consacrazioni che noi facciamo, nelle varie promesse, e poi invece c'è sempre il 2, il 3, il 4% del nostro, e a quel punto la grazia non è che si ferma, ma non scatta quella parte del 100% che il Signore può operare e su di te plasmarti, usarti come strumento, come servo inutile, ma da questa roba che non sarebbe capace, da questa matita spuntata, riesce a scrivere dei testi fantastici, riesce a scrivere la storia. Abbiamo degli esempi, ad esempio Santa Bernadette, lei stessa diceva: io sono la più capra del paese di Lourdes, non c'è nessuno peggio di me, ha scelto me. Lo vediamo in tante apparizioni mariane, ma lo vediamo anche nella vita dei santi, no? Ad esempio San Camillo dell'Ellis, soldato di Ventura, per cui un mercenario, quando si è dato totalmente a sollievo dell'umanità sofferente, curando le piaghe a mani nude, senza avere problema, ma vedeva il volto di Cristo nell'ammalato, ecco che il Signore ha potuto svolgere i suoi piani, quale? Creare l'ordine dei Camigliani, che ancora tutt'oggi continuano a curare le persone ammalate, no? Loro hanno i tre gradi, per cui obbedienza, povertà e castità, e il quarto comandamento che loro fanno nelle promesse è curare l'ammalato senza avere paura di essere infettati, per cui logicamente se ci sono le protezioni le usano, non è che uno è incosciente, ma se ti trovi ad esempio in Africa o durante un terremoto con delle persone infette, loro nella loro promessa sacerdotale vanno a curare anche a mani nude, perché questa è la nostra missione, dare la vita per il fratello, dare la vita per l'amico. E non è semplice, non è semplice, perché noi siamo sempre con il io, manca quella di davanti per completare al 100% la missione di donarsi completamente. Quando dice che queste sue apparizioni sono le ultime per l'umanità, affrettatevi a convertirvi, chiama l'umanità intera. Per cui chi ha avuto questa grazia di avere innanzitutto il dono della fede, magari il dono dei genitori che gli hanno insegnato la fede, per cui il dono del sacramento del battesimo, e si entra a essere figli adottivi di Dio, a quel punto
se si ha la grazia, piano piano, nella sofferenza, nella croce, nei dubbi, ma di arrivare a quel 100%, vi posso garantire che cambia completamente la nostra vita spirituale. Tu non vivi più nel mondo, come dice giustamente San Paolo, io sono nel mondo ma non del mondo, o l'altra frase che rende bene, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa abnegazione di se stesso, a questo punto, esplode qualcosa di talmente grande che tu vivi lo spirituale in una fase completamente bellissima. Non sei più, non ti preoccupi più, ti devi occupare delle cose, ma non preoccupare, ti devi fidare completamente di Gesù, di Maria e di Dio Padre. Il messaggio invece del 21 aprile dell'82 riprende un po' quello del 2 marzo. Quando qualcuno vi procura delle difficoltà, non cercate di difendervi, ma piuttosto pregate. Ecco, cari amici, cari fratelli e sorelle, per fare questo, di non difendersi e di pregare, non è assolutamente semplice, non è facile, perché nella nostra natura umana di subito dire no, ma guarda che, e allora c'è il contrattacco, c'è la difesa, poi c'è l'arrabbiatura, e a quel punto hai perso magari la grazia e sei in mano alla tentazione demoniaca di aggredire per farti le tue difese. Noi cristiani siamo chiamati tante volte a stare nel silenzio, e io vi posso garantire per esperienza personale che con il silenzio ho visto cadere le mura di Gerico. Allora, torniamo un attimino alla Madonna di Medjugorje, che ci lascia i 5 sassolini per cui c'è la più importante l'Eucarestia. Sappiamo che senza cibo che viene da Gesù stesso, che si dona a lui, a noi, si dona con tutto il suo amore, e il nostro cuore cambia. C'è la preghiera del Santo Rosario, che è l'arma che i mistici dicono che ogni rosario, ogni decina è una mazzata in testa per il cornuto, e c'è il digiuno a pane e acqua, come a Medjugorje chiede, però il digiuno è una pratica da sempre dei cristiani, per cui al mercoledì, al venerdì la mamma chiede questo. Il sacramento della confessione, perché nel sacramento della confessione c'è la guarigione dell'anima, nel sacramento della confessione c'è la richiesta di aiuto, di perdono da parte di Dio, che sempre come Padre misericordioso, nel momento in cui ti penti dei tuoi peccati e confessi, non al sacerdote, ma nel momento che alla stola e dentro il confessionale io vedo Gesù Cristo, parlo con il mio fratello, parlo con il Padre e rimetto tutti i miei peccati nelle mani del Padre, e qualsiasi peccato che io possa avere commesso, il Signore mi perdona. Non c'è peccato che Dio Padre non accoglie in sé e lo trasforma in gioia. Io penso che tantissimi di noi, tantissimi di voi, abbiamo fatto questa esperienza di essere fuori dal confessionale appesantiti, no, da tanti dubbi, da tante situazioni, entrare, aprirsi completamente, magari sfogarsi anche in un pianto, e uscire dal confessionale con un sorriso che ti arriva da un orecchio all'altro, senza capire neanche perché sei così gioioso. Ma la gioia non è una gioia nostra, ma è una gioia di Dio che ci arriva dal cuore. Detto questo, e tante cose, adesso è un po' che non parlo con voi, per cui mi viene anche tanta voglia di dirvi molte cose che sento nel cuore, però voglio salutare un po' di amici che stanno prendendo parte alla sezione, per cui andiamo un attimo, ho lasciato un po' andare avanti. Allora, Massimiliano, salutiamo Massimiliano, Anna Russo, mia moglie, buonasera Emanuele, Anna Russo mi dà la conferma che è proprio così. Abbiamo Lorenzo Damiano, ecco, il nostro candidato di Conegliano Veneto, Nicola Pasqualato, grande amico, grazie a Dio, Elena Di Pietro che mi dice, ok, mi dice, che sorpresa, buona diretta Emanuele, ciao Elena, Nicola, grande Emanuele, grande tu. Abbiamo ancora Lucia
Tralongo, Maria Chiara, grande fratello, grande sorella, Tere, Roberto Bruno, Davide Nicola Marino, Rosa Saroglio, Concetta Carboni, Davide Fontana, Francesca Centofanti, nella redazione del Popolo Famiglia, Natalina Minuz, Antonio Maruca, ci sono, ok. Allora andiamo avanti, ecco, allora adesso abbiamo parlato un attimino della Regina della Pace, dei messaggi, perché è giusto che sia così, però adesso io voglio entrare in un'altra fase, e stiamo entrando nella fase che siamo a 2 giorni dalla consegna delle firme, delle liste che si sono preparati per le votazioni amministrative del 13 giugno del 2017 che ci saranno. Ci siamo presentati, come già ha detto il nostro presidente Mario, in più città della scorsa tornata, quella del 2016, e sicuramente siamo con un anno in più, per cui un anno in più significa più esperienza, come ha detto Mario, eravamo tutti dei neofiti e pian piano ci stiamo trasformando in dei politici però con la P maiuscola, non politici da poltrona, perché a noi la poltrona non ci interessa, noi la politica la facciamo proprio quella con la polis alta, che significa combattere, significa parlare, significa spiegare, significa fare le barricate, significa fare le manifestazioni, significa scendere in piazza, significa urlare il nostro dissenso, perché noi non possiamo accettare, assolutamente non possiamo accettare, che stanno manipolando le menti dei nostri figli. E il sistema lo vediamo, abbiamo visto quanta esultanza c'è stata per Emmanuel Macron in Francia, i poteri forti cosa hanno spinto? Bene, io non sto dicendo che se vinceva la Le Pen era meglio o peggio, ma abbiamo visto che praticamente un uomo del sistema, un uomo delle banche, un uomo della massoneria è stato messo lì per di nuovo guidare la BCE, la Banca Europea, e l'Europa, per cui avremo presto una bella corrente franco-tedesca che spingerà sicuramente su questo. Torniamo nel nostro territorio, ci sono le amministrative, come abbiamo detto noi siamo presenti dal Friuli, che è stata già consegnata perché è una regione a statuto speciale, la lista con tutte le firme, e adesso a ruota praticamente entro dopodomani, Pio Conegliano ha già chiuso la lista e chiuso le firme, siamo a Monza, mancano pochissime firme per cui siamo pronti, a Padova nella stessa maniera ci stiamo muovendo, grazie a Dio, sul territorio tutti gli amici collegati per aiutare alle varie liste in chiusura, per cui con amici, con cugini, ancora adesso se avete delle persone nei paesi che si vota basta andare a vedere, ad esempio la Manuela Pongiluppi ha mandato un post dove praticamente ci sono tutte le città, tutti i paesi e tutti i candidati sindaci che si presentano. Siamo presenti a Conegliano con Lorenzo Damiana, siamo presenti a Verona con il nostro Filippo, siamo presenti ad Alessandria con Locci Emanuele, siamo presenti a Monza con Manuela, siamo presenti a Riolo Terme con il nostro Mirko De Carli, siamo presenti a Riccione, siamo presenti praticamente in tante città d'Italia. Pensate, in Piemonte è bellissimo vedere questa realtà, che siamo presenti addirittura in 4 città. Questo per farvi capire cosa? Io ricordo l'esperienza dello scorso anno, quando è partito praticamente la tornata amministrativa. Da Torino io ho avuto il mandato per iniziare questa avventura, visto che io e Angela eravamo all'assemblea costituente, per cui come ha detto l'avvocato, che chi era quella giornata lì all'assemblea costituente si può considerare un cofondatore del Popolo della Famiglia, dopodiché sono iniziati a nascere giustamente i dirigenti. Ma è bello vedere come da un seme, da una persona che non aveva queste qualità, perché io non ho mai fatto politica e neanche Angela, ma è nato questo seme, per cui oggi dalla grazia di Dio, che è avvenuto già lo scorso anno, perché sono miracoli quelli che stiamo vedendo,
il nostro caro a Borgo Manero Alberto Cerutti l'altro anno è arrivato per la grazia della Madonna, perché con un sacerdote coraggioso, Don Maurizio Gagliardini, che ha presentato semplicemente un amico, Alberto Cerutti e Maurizio Scudieri. Da queste due persone è nato il Popolo della Famiglia Novara. Oggi vediamo che il Popolo della Famiglia Novara è forte, c'è, ma si è sganciato l'Alberto Cerutti candidandosi a sindaco a Borgo Manero e avendo delle grandi potenzialità. Lo vediamo ancora, io parlo del Piemonte perché è di quello che mi sono occupato maggiormente, anche se come dirigente nazionale, coordinatore nazionale, lavorando in tutta Italia, posso vedere tante situazioni e ho dato l'aiuto di inserire tanti amici dalla Sicilia a Bolzano. Ad esempio, in Piemonte un'altra dirigente che è uscita sempre da un caso, da una scelta, che quando dovevo cercare i 40 candidati per la presentazione delle liste a Torino è stata inserita, per cui ha già fatto la campagna elettorale, la Lucianella Presta, e oggi è candidata sindaco a Grugliasco, per cui siamo orgogliosi di questo. Nel frattempo è nato poi il Popolo della Famiglia Torino, è nato il Popolo della Famiglia Piemonte, perché siccome il Piemonte è molto grande, c'è spazio per tutti, è bello vedere questa dinamicità. E dal Popolo della Famiglia Piemonte, anche grazie a Fratello Antonio, a Cristina Zuccanti, è nata, sta nascendo anche la candidatura a Savigliano, per cui è la terza città. Poi grazie anche a un amico, Adriano, e ad Angela Ciconte, mia moglie, che hanno individuato in Locci, Emanuele Locci, il candidato di Alessandria, abbiamo fatto un poker, perché il candidato Locci addirittura si sta giocando per arrivare al ballottaggio, per cui è un sindaco molto forte che va logicamente con il suo nome, perché non vuole fare appartenenza politica, ma perché c'è un motivo e un senso politico, ma è attaccato alla lista del Popolo della Famiglia, perché ha non gli stessi ideali, è uno di noi, ma per le amministrative in Alessandria è stata studiata, perché logicamente, grazie a Dio, c'è anche gente più avanti, tipo il nostro presidente, che di politica se ne intende, con degli spunti di riflessione, di viaggiare con una lista. Noi viaggiamo con la nostra lista del Popolo della Famiglia per l'Occi Sindaco per Alessandria e una terza lista, per cui con tre liste ad Alessandria siamo veramente forti. Queste sono il poker d'assi che noi mettiamo sul banco sul Piemonte, ma tutte le altre realtà. Mirko De Carli si presenta quest'anno di nuovo come candidato sindaco su Riolo Terme, dove otterrà sicuramente un ottimo risultato perché ha fatto un lavoro di un anno. Allora, il lavoro che bisogna fare logicamente è seminare. In Piemonte lo scorso anno erano due città, Novara e Torino, quest'anno abbiamo raddoppiato, e nel 2018, mentre ci prepariamo per le politiche nazionali, per le regionali e per le amministrative, perché si vota, vedremo che il prossimo anno in Piemonte puntiamo a un'ottava, per cui a 8 città. Ma questo io per dirvi il Piemonte, perché sono in questo contesto, in questo momento, ma in tutta la nazione, in tutta Italia. Ad esempio, giù ad Avola il nostro coordinatore Nicola, il coordinatore nostro, coordinatore nazionale, alla quale noi dobbiamo far riferimento per aprire i circoli, per avere delle risposte immediate. Noi dobbiamo contattare il nostro coordinatore nazionale, punto di riferimento Nicola Di Matteo, che ha aperto il circolo a Palma di Montechiaro. Oggi si va alle votazioni ad Avola con un grande candidato sindaco e con una grande forza, e questo sta avvenendo, come vi ho detto, in tutta Italia. Le uniche regioni che non abbiamo ancora messo la bandierina, perché si sta preparando, è la Puglia, dove noi siamo stati con l'avvocato, con il generale, è stato anche il nostro presidente. Vi posso garantire che è tutto in subbuglio, ci sono più di 5-6 città, da Bari, Andria, Molfetta, che sono tutti con i circoli partiti, ma giustamente non era ancora scattato il momento per fare
la battaglia elettorale e candidarsi, per cui stanno preparando il terreno per poter uscire con degli uomini forti. Questo è il senso. Arriccione, sempre con Mirko De Carli, che sull'Emilia Romagna e sul tutto dal nord al sud, l'abbiamo visto a Garda, Padova, Ariolo, Arriccione, dove può. Mirko De Carli è una persona, grazie a Dio, che non si sta risparmiando per niente, come tanti dirigenti, ma lui ha un'esperienza anche politica, per cui noi dobbiamo da lui prendere, cioè ci può dare delle indicazioni. Infatti adesso, dopo questa, durante la campagna elettorale, tutti i dirigenti della famiglia, del popolo della famiglia, sono chiamati ad andare in giro, ad andare a portare quello che hanno, quello che è entrato dentro di loro in questo anno. In questo anno abbiamo imparato un attimino a far politica, non è che siamo dei, ma non ci interessa, noi non ci interessa la vecchia politica, noi siamo la nuova politica, quello che sbaraglierà i vecchi sistemi, i vecchi partiti politici, come avete visto in Francia. Da un giorno all'altro si viene a dire che il Partito Socialista è morto, e fino a tre giorni fa il Partito Socialista era il partito del presidente Hollande. Oggi il Partito Socialista in Francia è morto. La stessa cosa avverrà qua, sta già avvenendo con Movimento 5 Stelle, che è già partito 10 anni fa, con Renzi che sta mischiando tutte le carte, per cui non c'è più sinistra o destra in quel partito, ma è diventato un partito di persona, è diventato un'altra situazione. I vecchi partiti sono già falliti, ma ci sarà un ulteriore salto, perché il popolo e la famiglia porta un valore che prima nessuno ne parlava. Oggi abbiamo iniziato già a sentire di Renzi che parla delle famiglie come il terzo punto, delle mamme come delle mamme. Fino a un anno fa hai appoggiato, hai distrutto completamente il matrimonio, perché il matrimonio, ricordiamoci sempre, che è basato su un uomo e una donna che sono chiamati a unirsi in matrimonio per creare come prima cellula della società e creare e generare figli per il futuro della nostra società, perché se noi ci basiamo su queste leggi e su queste quattro persone, fatemele dire, quattro sono questi quattro lobbisti dell'LGBT, che poi è un numero veramente insulso, ma che ha una forza economica perché ha dei personaggi nei luoghi di potere. Allora questi luoghi di potere loro permettono di entrare nelle scuole, che sono i punti, entrare nelle televisioni. Voi vedete benissimo come sta lavorando questo sistema dittatoriale, censura, per cui noi siamo censurati perché siamo una voce diversa e non ci danno spazio. Se adesso, grazie a Dio, stanno già iniziando ad accorgersi nei giornali locali, ma vediamo bene ad esempio il RAI, dove il nostro presidente, il segretario del Partito Democratico oggi ha detto: prima pagavano solo 19 milioni di italiani, oggi ne pagano 26, ci credo, l'hai messo in bolletta e non è che te li pagano, te li pigli, perché se io devo pagare una RAI che è del sistema e non parla di notizie, sono notizie farlocche, sapete benissimo che i giornalisti oggi in Italia sono al 25esimo livello di trasparenza, di lealtà. È una stampa farlocca, bugiarda, finta, falsa, adepta al sistema. Allora vediamo un attimino, Nicola Ocello mi saluta, anche Antonella. Allora Nicola, siamo tutto il popolo e la famiglia con Angela, dai, siamo tutto il popolo e la famiglia, tutto assieme, tutto unito, perché la battaglia è forte, la battaglia è seria e noi dobbiamo essere gente di fede, gente seria che pensa non come i politicanti che pensano alla prossima tornata elettorale, ma pensano come degli statisti, e noi grazie a Dio ne abbiamo due che sono i nostri due garanti, Mario Dinolfi e Gianfranco Amato, e sono dei grandi statisti perché stanno pensando alle generazioni future, non stanno pensando alla tornata elettorale di giugno o alle politiche. Certo che per fare la storia dobbiamo entrare, e sta dando ragione al nostro presidente questo sistema di ingresso piano sulle amministrative. Abbiamo fatto il primo anno, il secondo anno,
quest'anno scoppierà il popolo della famiglia, perché avremo dei risultati che diremo proprio cosa è successo, il Signore ci ha messo veramente la mano e verremo catapultati verso le politiche, di questo ne sono sicuro. Nicolo Marino dice: politici che mettono al centro la persona. Bravissimo, la persona è al centro dei nostri progetti, però è giustamente, perché come diceva Giovanni Paolo II, la famiglia è il prisma della società. Se tu guardi la famiglia come un prisma che ha tutte le varie sfaccettature, tu vedi benissimo come la famiglia è proprio il centro della società. Sul lavoro, perché se non ci sono delle politiche del lavoro fatte bene, papà e mamma fanno fatica a vivere, a comprare una casa, a gestire i figli. Sulla salute, quando ci si ammala in casa, un nonno anziano, un bambino piccolo, se non c'è una sanità che è a misura di uomo, ma è solo a misura delle lobby farmaceutiche o a misura di quattro dirigenti che sono messi nelle regioni o negli ospedali dove fanno i loro intrallazzi e si continuano a rubare i soldi, allora noi non siamo dei demagogi populisti che vogliamo assolutamente vedere, ah lì c'è il crimine, no questo non lo faccio, noi vogliamo aggiustare la situazione, per cui chi ruba, chi è corrotto deve essere messo in galera, deve essere processato, logicamente con i suoi gradi di giudizio, ma anche la giustizia è sotto una forma da vedere nella famiglia, perché se c'è una buona giustizia magari un figlio non viene tolto a un padre o a una madre o a una famiglia semplicemente per poi essere catapultato in una comunità dove questo bambino, in questa comunità vengono spesi 2.500-2.800 euro e magari se davano 1.000 euro a questa famiglia, a questi disagi di povertà, questa famiglia non le aveva. Noi abbiamo questa grande intuizione che ha avuto i nostri vertici, Gianfranco Amato con Mario Adinolfi, il reddito di maternità, di far decidere alla donna cosa vuole fare, se vuole fare la carriera, benissimo, in gamba, faccia, se vuole fare la mamma, benissimo, faccia la mamma, ma c'è un sostegno dallo Stato, ma non un sostegno dallo Stato perché diventa statalista, perché le viene riconosciuto un lavoro usurante, un lavoro faticoso, perché mantenere, educare due figli, gestire un marito che magari va a lavorare, gestire una casa o magari un nonno e tutto quanto, quando una donna prende quella decisione alla maternità, noi diamo un reddito di maternità. E tante altre situazioni che logicamente nel programma nazionale si sta praticamente sviluppando. Allora, qua mi dice mia moglie, mi saluta, ciao a tutti gli amici del popolo della famiglia e ciao al maritino che sta parlando, grazie, perché non c'è lei riesco a parlare un po' di più. Roberto Palmigiani, ciao Emanuele, Irene Staino ha preso la diretta, Roberto Palmigiani, ok, Piero Fanara ha preso sempre in diretta, Mario Tomaino, Gianluca Valpondi, ciao grande Gianluca, ciao Emma, ci siamo visti l'altra sera a Genova è stata una bellissima diretta, ecco a Genova ad esempio c'è il nostro grande Stefano Arrighi, Stefano praticamente è bellissima la storia di Genova, no? Genova, noi 8 mesi fa circa, io e Angela siamo andati a Genova, abbiamo fatto il primo incontro su Genova, che c'era Remondini, c'era Gitto, Paolo Gitto, c'erano Stefano, c'erano altri amici e si è buttata la prima situazione, poi si è andato avanti facendo un po' di fatica logicamente, poi è arrivato Stefano un ragazzo giovane, un avvocato, alla prima assemblea nazionale di quest'anno, è stato bello che è stato presentato ai dirigenti massimi, all'alto livello, ai dirigenti, ai leader, no? A Nicola Di Matteo, che gli ha detto che okay, prova un attimino a vedere cosa ne pensi, cosa riesci a fare sulla candidatura. E così è stata messa in piedi la candidatura di Stefano, si è creata oggi la lista, stanno raccogliendo le ultime firme, anzi se lì avete qualche amico su Genova, ragazzi, facciamo rete, aiutiamo magari con qualche telefonata e magari le arrivano le ultime firme, ma ci siamo. E vi dicevo, l'altra settimana siamo stati io e il generale a Genova
e si aspettavano una sessantina di persone perché è stato un evento fatto abbastanza velocemente. Grazie a Dio ci siamo dovuti spostare dalla sala, da una salettina parrocchiale piccola, a una chiesa grandissima alla quale sono intervenute più di 250 persone, per cui nello spostamento abbiamo iniziato anche tardi, abbiamo tirato tardi, ma la gente è incollata e ha detto grazie all'avvocato Gianfranco Amato, grazie a quello che ci state dicendo, non sapevamo niente, quando è che tornate a Genova? Allora è un tantam che noi dobbiamo fare, è un lavoro che si fa pezzo per pezzo, territorio sul territorio, quartiere per quartiere, porta a porta, come diceva il nostro presidente, piccoli cenacoli nelle famiglie, e si arriverà a quella crepa nella diga, sfonderà la diga. Di questo ne sono sicuro, ma ne sono sicuri sicuramente più di me il nostro presidente, il nostro segretario nazionale, che hanno visto molto lungo quando hanno deciso di uscire dal comitato che loro avevano co-creato, per cui contribuito a creare, che c'è stata quella grande mobilitazione del popolo, del Family Day, che si sta trasformando proprio nel popolo della famiglia. Avete visto poi che c'è stato quell'incontro con Massimo Gandolfini, per cui non c'è odio, non c'è, logicamente sono delle scelte diverse, ognuno procede nel suo pensiero. Ma quella, la cosa bella che io ho visto in quell'abbraccio è: stiamo combattendo tutti quanti la famiglia. Noi, il popolo, la famiglia, sicuramente non possiamo appoggiare quella scelta politica, non l'uomo in sé, ma la scelta politica, perché abbiamo visto che la diaspora, che era stata dettata da Ruini, entrate nei partiti e diventate il sale della politica nazionale, si è ribaltata e praticamente il sale è diventato insipido. Infatti, guardate, proprio in questa legislatura, la 26esima legislatura, tutti i ministri si sono dichiarati cattolici, cristiani, anche la Cirinnà. E per cui noi dobbiamo capire un attimino di quale cristianesimo stiamo parlando, di quale cattolicesimo stiamo parlando. Nella lettura di San Giovanni c'è scritto: a voi tiepidi vi rivomiterò dalla bocca. Speriamo che io non senta mai questa frase, ma io credo che di questa gente, senza giudicare nessuno, perché io non so, ma quello che loro dimostrano, cioè dai fatti, dai frutti si vede l'albero, e io da quei frutti vedo che l'albero è un albero marcio, è un albero marcio. Andiamo avanti ancora un attimo. Murgia mi saluta, Flavio ha preso Pietro Cutolo, Don Pietro, salutiamo Don Pietro, Alessandra, grazie, tanti amici sacerdoti, il bene comune, i principi non negoziabili, la famiglia, Natalina Minuz, è vero Natalina, e questo è il nostro prisma. Luciana Frangioni, salute, Emanuele Giacchetta, Roberta Parmigiani, sei un grande Emanuele, come dice il nostro presidente, lui dice sono solo grosso e io dico sono solo magro, però combattiamo. Salvatore, salutiamo il grande Salvatore, ciao Salvatore, ti voglio un mondo di bene, ci siamo sentiti l'altro giorno, per cui ti ringrazio per la tua grande amicizia. Roberto Palmigiani, evviva il popolo della famiglia. E ok, vedi, questo per dire cosa? Che su tutto il territorio nazionale noi siamo presenti. Logicamente durante le elezioni amministrative si corre un po' di più, ma perché stiamo prendendo dimestichezza. E adesso invece si dovrà ancora correre di più, ma le nostre linee guida che ci presentano, per cui il nostro presidente Mario Dinolfi, il nostro segretario Gianfranco Amato, che guidano perfettamente questo popolo. Il popolo, la famiglia, è una famiglia grande, ci possono essere anche delle piccole discrepanze, ma come ha detto stamattina il nostro presidente, non ci sono adepti di Mario Adinolfi. Mario Adinolfi ha proprio detto: siamo tutti amici. Ed è vero, è vero, ve lo posso garantire. Andando in giro io sto riscontrando tanti che vedono ad Angela, ad esempio, nelle sue dirette, e allora mi salutano a me, salutano a lei, dalla Sicilia a Bolzano. Voglio ringraziare io veramente con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore, tutti gli amici che seguono ad esempio le dirette del Tempo della Regina della Pace. Ieri sera ha fatto una diretta
sul popolo della famiglia Torino e su Angela Ciconte. Abbiamo avuto 13.000 persone che hanno pregato assieme a noi. Nelle interviste con la Silvana De Mari si è arrivata a un picco di 38.000 visualizzazioni. Questo per dire che se noi diamo l'attenzione giusta, e logicamente questo strumento, quello strumento che noi abbiamo in mano, che strumento abbiamo in mano? Facebook, va bene, utilizziamo quello che abbiamo. Cos'è che stiamo mettendo sul tavolo? Due pani e cinque pesci, dopodiché ci pensa il Signore. E noi abbiamo iniziato tutti quanti in questa maniera. Vediamo come questa intuizione del popolo della famiglia TV di Mario Adinolfi è stata un'intuizione geniale. Presto la nostra carissima coordinatrice del popolo della famiglia TV, Emanuela Pongiluppi, ci darà i risultati di questo anno, ma siamo veramente a cifre con molti zeri. E per cui io ringrazio di cuore tutte le persone, 12.000 persone, 7.000 persone che quasi ormai normalmente seguono il tempo della Regina della Pace, e tutte le altre persone che seguono tutti gli altri programmi di Focone, di Alberto Cerrutti, il Liberamente dell'avvocato Gianfranco Amato, e adesso è un po' che non parlo in diretta per cui non ricordo tutti gli amici, c'è ad esempio Marta e Maria che parlano di teologia abbastanza difficile da capire, ma molto preparate, per cui anche tutto quanto porta a cosa? A essere quel popolo, la famiglia che vuole dire: noi ci siamo. Non è vero che non c'è speranza, non è vero che non c'è futuro. La speranza c'è, il futuro c'è, perché la Madonna ha già schiacciato la testa a Satana. Il punto è in questo messaggio che adesso io vi voglio leggere, che ho letto, il messaggio del 2 novembre del 2006 a Miriana. La Madonna dice: cari figli, la mia venuta a voi, figlioli miei, è l'amore di Dio. Dio mi manda ad avvertirvi e a farvi vedere la vera strada. Non chiudete gli occhi davanti alla verità. Figlioli miei, il vostro tempo è breve. Non permettete agli inganni di regnare in voi. La via sulla quale vi voglio portare è la via della pace e dell'amore. Datemi, questa è la via che vi porta a mio Figlio, vostro Dio. Datemi i vostri cuori, così che in essi io metta mio Figlio e faccia di voi i miei apostoli, apostoli di pace e di amore. Vi ringrazio. Al termine la Madonna ha aggiunto quello che dobbiamo fare, ma con forza, compiangendo. Non dimenticatevi nelle vostre preghiere dei vostri pastori. In questo momento la Chiesa mondiale, la Chiesa universale dell'uomo sta attraversando un attimo di difficoltà, ma ricordiamoci che la Chiesa è una santa, apostolica, cattolica, perché è la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo è la Chiesa santa, la Chiesa degli uomini è una Chiesa di peccatori. Anna Russo dice: tanto uso di Facebook, mai usato prima, da un anno e mezzo il mio mezzo per portare in giro il Family Day e il PDF. È vero Anna Russo, questo mezzo, che come l'internet è diabolico, si può usare anche bene. Televisione diabolica, se si guardano magari dei bei film o dei bei documentari e si tralasciano quell'immondizia che generano per i nostri figli, per inculcargli il pensiero unico, per fargli vedere queste menzogne che non riescono ancora a filtrare. Pensate un attimo il programma che c'è nelle scuole, con il Buono Scuola, che sta entrando il gender, per i bambini da 0 a 4 anni un programma, dai 4 agli 8 un altro, dagli 8 ai 14 un altro. Venite a vedere il concerto convegno, l'infotainment si chiama, che questa forma
di concerto convegno dell'avvocato Gianfranco Amato e di Giuseppe Povia, dove spiega e fa vedere bene cosa sta avvenendo, e i nostri figli purtroppo vogliono inculcarle questa realtà, ma non ce la faranno, perché noi siamo, grazie a Dio, come le sentinelle in piedi, loro sono lì a leggere un libro, fermi per denunciare, noi siamo lì urlando per denunciare. Ci sono gli amici, ad esempio, della comunità Giovanni XXIII, che saluto, di Andria, che sono a fianco a noi e urlano, e loro raccolgono le prostitute dalla strada e cercano di aiutarle, ma non in sé per le prostitute, perché c'è un racket dietro di sfruttamento di queste donne. E la Lega cosa vuole fare? Papponaggio di Stato, ma non basta, la proposta sulla legalizzazione della cannabis, tutti rimbambiti, tutti rincoglioniti, tutti fumati, così. Droghiamo i ragazzi, li mandiamo a prostitute e abbiamo risolto i problemi di questo paese, poi gli facciamo vedere magari una bella partita e bon, basta, questo è. E intanto il lavoro va male, gli imprenditori si uccidono, le famiglie si spezzano, i giovani non si sposano e le teste illuminanti dei nostri ragazzi emigrano all'estero. Allora qua c'è da fare un bel colpo di marcia, un'inversione della rotta, infatti invertiamo la rotta. Noi ci siamo, non ci stancheremo di urlare, siamo pronti a dare la pelle, siamo pronti a dare la vita e non ci fermerà nessuno, non ci fermerà nessuno, e sarà una valanga che li travolgerà. Ci andrà il suo tempo, un anno, due, tre, quattro, noi ci siamo, saremo quella generazione che raccoglierà quei cocci da questo sistema che sta implodendo e ripartirà da un punto iniziale, per cui questi sono i tempi che stiamo vivendo. Rosa Saroglio dice: quel popolo che la Madonna ha in questi anni formato e costituito suoi apostoli. Esatto, noi siamo gli apostoli di Maria, consacrati a Gesù, per cui il primo, noi a Medjugorje stiamo vivendo questo Medjugorje cristocentrico al massimo. Medjugorje non è mariano, Medjugorje appare la mamma, appare Maria e ti prende e ti dice: vai da Gesù in chiesa da mio figlio, vai a confessarti che c'è mio figlio che ti aspetta nel confessionale, vai a adorare mio figlio nel santissimo sacramento dell'altare. Questo è Medjugorje e questo è il tempo della regina della pace. Luca Molinaro sta guardando, Loris, Popolo Famiglia Vicenza, altre 28 persone hanno appena condiviso il tuo video. Loris Biagiucci, come sono andati i risultati alle comunali? Allora, lo scorso anno sono andati a livello nazionale di una media, abbiamo raggiunto l'1,07%. In questo 1,07% praticamente dobbiamo capire che l'11 marzo del 2016, a prima assemblea costituente al Palazzo delle Cartine Geografiche, di gente che non era politica, che non conosceva i meandri di come si muovono queste persone qui, lo stiamo capendo, ma noi non ci adeguiamo, perché noi non siamo come loro, noi stiamo facendo la nostra, il nostro cammino, la nostra corsa, e vi posso garantire che da marzo, aprile, un po' abbiamo capito, si sono iniziate la campagna a diffondere il popolo alla famiglia, perché prima abbiamo dovuto creare gli uomini in queste 18 città dove siamo andati nel 2016 e raggiungere 55.000 circa di voti nazionali, che è l'1,07%, per noi è stato un grandissimo successo, un grandissimo successo a che si dica. Quest'anno che abbiamo avuto un anno di tempo, le città sono aumentate, sono circa 24-25 all'incirca e sicuramente, ma il minimo vi sto dicendo, raddoppieremo il risultato dello scorso anno, il minimo, perché si punta in alto, ma io sono sempre che è meglio guardare più basso e poi quando arrivano dei risultati più alti, diciamo bene, il Signore continua a operare. Oggi ad esempio un caro amico, ecco, Filippo Grigolini, mi raccomando, i candidati, noi dobbiamo aiutare ragazzi, allora, il popolo, la famiglia, qua la diretta di questa sera, diffondetela, un clic, mi piace, condividete, perché dobbiamo aiutare i nostri candidati sindaci, da Friuli
da Verona, da Monza, da Alessandria, da Borgomanero, da Savigliano, da Grugliasco, ripeto, Alessandria, da Riccione, da Riolo Terme, e da Avola, e tutti gli altri. Informiamoci, noi abbiamo la documentazione di dove? Abbiamo dei parenti, degli amici in quelle città, chiamiamole, mandiamo un post, un Facebook, senti, oh guarda che là c'è questo candidato, ma come, non conosci neanche il popolo, la famiglia? Te lo racconto, te lo spiego. Per cui, cari amici, veramente dobbiamo, giusto, manteniamo l'umiltà, umiltà, umiltà, umiltà. Questo è l'ingrediente per poter metterci la faccia, perché ricordatevi che un volto arrogante si vede. Noi nel messaggio che abbiamo letto proprio prima, chi ti viene a combattere invece di difenderti prega. È difficile, lo so, cari amici, non sto dicendo una cosa che dici va, tac, l'ha detta, l'ha fatta, ci va la preghiera. Per cui tanta preghiera, e quando tu preghi tanto, chiedi il dono dell'umiltà, chiedi il dono della sapienza, chiedi il dono del discernimento, chiedi il dono dello Spirito Santo, che solo tramite lo Spirito Santo si può effondere con potenza questi santi doni, i suoi sette doni, le varie virtù, i vari cammini. Cado, sono un peccatore, siamo tutti peccatori in cammino, con la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato e ci ha lasciato il sacramento della confessione. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Vi chiedo un like, un condividete, e vi voglio leggere l'ultimo messaggio che Maria ci vuole dare senza averlo letto e preparato, per cui vediamo cosa la Gospa, la mamma, ci dice. Messaggio del 25 gennaio del 1992. Cari figli, oggi vi invito al rinnovamento della preghiera nelle vostre famiglie, affinché ogni famiglia diventi la gioia per mio figlio Gesù. Perciò, cari figli, pregate e cercate più tempo per Gesù, così sarete capaci di capire e accettare tutto, le malattie e le croci, anche le più pesanti. Io sono con voi e desidero prendervi nel mio cuore e proteggervi, però non vi siete ancora decisi. Perciò, cari figli, vi chiedo di pregare affinché attraverso la preghiera mi permettiate di aiutarvi. Cari figliolini miei, pregate affinché la preghiera diventi il vostro cibo quotidiano. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E allora facciamo un Ave Maria alla mamma e affidiamo veramente tutto nelle sue mani materne, che consegni a suo figlio Gesù tutte le nostre intenzioni, tutto quello che portiamo nel cuore, il perdono che chiediamo per chi ci ha fatto del male, e chiediamo anche di darci la forza di perdonare a chi ci ha fatto del male e chi ci fa del male. Noi dobbiamo essere portatori di pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Buonasera, cari amici, ci vediamo quando vuole Dio. Ogni tanto apparo, ma non sono una Madonna che fa l'apparizione, ma ogni tanto vengo in video a salutarvi nel tempo della Regina della Pace, che è il tempo stabilito dal nostro Presidente per me e per Angela ormai da un annetto. Grazie, vi voglio bene, uniti nella preghiera e nella buona battaglia. Viva Cristo Re e viva!